CIGEP 2020, ci troviamo allo stand della Carpigiani, la nota azienda italiana, direi nota in tutto il mondo, per la realizzazione di attrezzature per la produzione di gelato. Siamo in compagnia di Achille Sassoli De Bianchi, il responsabile per lo sviluppo commerciale dell'azienda, che intanto saluto. Benvenuto, benvenuto Achille. Grazie Fabio, grazie di essere qui con noi oggi a CIGEP. Che cosa presentate qui a CIGEP? Lo stand occupa ben 1000 metri quadrati, è degno di quella che è la vostra reputazione, che vi ha anticipato sul mercato non solo attraverso i nostri strumenti ma ovunque nel mondo. Ovunque ci sia gelato e non solo soft, c'è Carpigiani. Qual è la storia intanto di Carpigiani in un minuto? Fabio Carpigiani nasce oltre 70 anni fa a Bologna, in una zona molto metalmeccanica, dove c'era lo sbruzzo del saper fare le migliori macchine al mondo. Pensate a Ducati, a Lamborghini, a Ferrari, a Pagani. Nasce e diventa rapidamente l'azienda più importante nel piccolo settore del gelato artigianale per quanto riguarda le attrezzature, vendendo rapidamente in tutto il mondo le sue soluzioni. Il mondo soft, perciò gelato chiamiamolo espresso, nasce qualche anno dopo la fondazione e anche lì diventiamo rapidamente molto conosciuti nel mondo, non leader immediatamente, ma un po' alla volta ci stiamo arrivando. Negli ultimi anni c'è stato un ulteriore sviluppo, non solo sotto il profilo commerciale ma anche e soprattutto progettuale, con delle nuove macchine, dei nuovi concept. Alle nostre spalle ci sono le novità che presentate oggi al CIGEP. Giustissimo Fabio, ci sono pensate 19 aree tematiche con presentazioni di nuovi progetti e nuovi modelli di attrezzature, ma in particolare una è veramente interessante e unica nel mondo della ristorazione professionale, nel mondo dell'Horeca. Una macchina che funziona grazie alla blockchain con il pay per use. Immagino che molti dei tuoi teleascoltatori vadano all'estero, magari decidono di affittare una bicicletta soltanto per qualche ora, per qualche giornata, e pagano soltanto per l'uso che ne fanno della bicicletta, non se la comprano. Ecco, la stessa cosa è stata fatta per le macchine soft. Abbiamo una macchina che ha un sensore molto sofisticato in vasca e ogni volta che viene riempito la macchina di miscela viene generata una transazione che permette all'esercente di pagare chi ha dato la macchina e chi ha dato la miscela. È un'innovazione veramente molto sofisticata e abbiamo avuto una quantità di gente che è venuto a scoprire come poter variabilizzare l'acquisto delle macchine da gelato soft proprio qui sullo stand. È una pay per use. Esattamente, pay per use grazie alla tecnologia blockchain e ancora, sempre quello che ho detto prima, lo sbruzzo dell'ingegnere bolognese che riesce a capire come inserire blockchain all'interno di una macchina da gelato e a trovare degli accordi che facciano sì che la transazione sia certa per l'esercente, per il produttore della macchina e per il produttore delle miscele. E dunque, per avere maggiori informazioni anche e soprattutto su questo nuovo concept che supera la vendita tradizionale e o il leasing di tipo tradizionale, perché è davvero un concept di nuova generazione, c'è un indirizzo di posta elettronica a cui poter scrivere per poter entrare in contatto con voi, avere maggiori informazioni anche e soprattutto su come funziona la manutenzione, la parte amministrativa barra commerciale e così via? La grande forza di Carpigiani, che è l'azienda metalmeccanica, si è dotata di un network incredibile di concessionari, oltre 200 in tutto il mondo, 30 in Italia. Se andate sul sito di Carpigiani, carpigiani.com, trovate la lista dei concessionari. In Italia 30 vuol dire più di uno per regione, è facile trovare qualcuno a portata di mano che viene da voi o andandolo a trovare, che vi spiega esattamente come poter avere queste attrezzature con un contratto che permette di pagarle man mano che vengono utilizzate. Grazie per la collaborazione e per il contributo per ciò che state presentando qui al CIGEP. Grazie a voi per essere venuti, buon gelato a tutti.